Dario T., sindrome dissociativa. Decreto di ricovero numero 1675. Alla nascita fu abbandonato dalla madre in brefotrofio. Respinto dalla scuola e dal lavoro, esile, fragile al punto che se sente i compagni alzare la voce si mette a piangere. Il riso da tutti, nessuno lo cerca. Una volta, mentre si guardava allo specchio, chiamò un infermiere, angosciato indicando l'immagine riflessa, chiese: «Chi è quell'uomo lì?» Notte da sempre. Mai un lampo che permetta a qualcuno di vedermi e chiamarmi per nome. Giovanna V., sindrome depressiva, ricovero volontario. Servizievole, sempre disponibile nei confronti degli altri. Non si sa perché, ma spesso le compagne la maltrattano, si prendono gioco di lei senza che lei sappia o voglia opporre una qualche resistenza. Ex sarta, abilissima nel ricamo, lavora per un negozio di abbigliamento del paese. Veste miseramente. Non è mai riuscita a farsi un abito decente. Quando cominciava a cucirselo addosso, entrava in uno stato confusionale, si sentiva bloccata, lasciando sempre il lavoro a metà. Anche stasera si è spezzato il filo con cui tento di tessere almeno un sogno. Anna D., sindrome depressiva, decreto di ricovero numero 5612. Giovane donna, ha sofferto molto con un marito morbosamente geloso. Costui, appena la vide sfiorire, legò a sé un'altra donna con la quale convive. La si trova sempre sola e distesa sulla panchina più lontana e isolata del parco. A un'infermiera che un giorno le chiese perché veste sempre di nero, rispose: «Che aspettate a seppellirmi? Non vedete che sono già morta?» Per quanto poco fui viva, il mio volto, così presto annegato in te, perse profilo e contorno, schiacciato come un grumo di cera dall'impronta della tua mano, che costrinse la rima della mia bocca all'ebete sorriso che ti rassicurava.